di vantaggio della prima posizione, 1:36:0, hanno effettivamente girato piano entrambi e allora proprio se la giocano d'astuzia Melandri e Nieto, ultimo giro, Nieto a mezzo metro da Melandri, prova ad entrare all'interno ma Melandri chiude. Accidenti, che chiusura, ma Melandri chiude. Visto assolutamente Nieto all'interno ma ha chiuso la porta, sa che deve fare questo giro davanti giù a Nieto e ci prova fino in fondo. Giù in carena, a guadagnare quarti più centimetri possibile e provare a camminare verso... Oh. E Nieto all'interno ha risposto a Melandri con la stessa mossa, la stessa arma con cui Melandri l'aveva attaccato più volte in quel punto. Quattro curve alla conclusione, che duello! Nieto davanti, si è messo davanti lì al rampino e adesso si comincia a salire e a poi scendere verso il traguardo. Vediamo se c'è la chance per Melandri. Melandri all'interno di nuovo davanti. Melandri davanti, c'è spazio per Nieto. Vediamo, Melandri deve mollare la traiettoria a Nieto. Curva e controcurva, curvone e poi verso la fine con Nieto davanti e Melandri all'interno sul Nieto, Melandri di nuovo davanti, c'è la traiettoria larga ma poi la curva va a sinistra, Melandri ancora davanti, c'è spazio per Nieto all'interno, no, tutto sul cordolo per Melandri e adesso a piegare l'ultima curva verso il titolo del mondo. Vediamo la volata, Melandri e Nieto, Melandri è campione del mondo, Melandri c'è, campione del mondo Marco Melandri, primo titolo mondiale di Marco Melandri.